Eugenio Montale, sembra che oggi la critica sia abbastanza d'accordo su di lui. È il poeta più grande del secolo passato. Premio Nobel per la letteratura nel 75, ha colto il senso più profondo della crisi dell'uomo del Novecento, ha saputo raccontarlo in modo nuovo, in modo personale, come ha saputo raccontare la crisi della modernità, la bruttezza e le storture della società dei consumi. Vediamo chi è Eugenio Montale. È genovese, nasce nel 1896 da una famiglia piuttosto agiata. Pensate che da giovane la letteratura non sembra essere la sua vocazione principale. Prende il diploma di ragioniere e si dà alla musica, al canto, e in questo sembra fosse anche molto dotato. Partecipa anche alla Prima Guerra Mondiale come sottotenente. Molti poeti avevano partecipato a questa guerra. Ricordiamo che negli stessi anni combattono anche Ungaretti e D'Annunzio, per esempio, e le sue prime poesie sono successive alla guerra. Nel 1922 pubblica su Primo Tempo una rivista molto importante dell'epoca dei suoi componimenti. La prima vera e propria raccolta poetica esce invece qualche anno dopo, nel 1925 a Torino, è Ossi di Seppia. Ne parleremo però più avanti. Importante è sottolineare intanto che la raccolta viene pubblicata presso le edizioni di Piero Gobetti, noto antifascista italiano. E Montale è vicino a queste posizioni. Sempre nel 25 firma il Manifesto degli intellettuali antifascisti di Benedetto Croce, un documento che esprimeva dissenso nei confronti dell'esperienza della dittatura. E Montale, quindi, a differenza di altri autori, come per esempio D'Annunzio, Ungaretti o Pirandello, non condivide l'esperienza del fascismo e non firma il Manifesto degli intellettuali fascisti, come avevano invece fatto loro, ma si schiera dichiaratamente contro questa esperienza. La sua mancata adesione al fascismo lo porterà a vivere in modo abbastanza appartato durante il ventennio, ma avrà a volte anche ripercussioni pratiche sulla sua carriera. Più avanti, ad esempio, nel 1938 verrà rimosso dal prestigioso incarico di direttore del gabinetto letterario Viesseux di Firenze, che aveva ricoperto dal 29, e Montale si era trasferito infatti a Firenze nel 1927. Per la seconda raccolta poetica, Le occasioni, pubblicata da Einaudi, dobbiamo aspettare il 1939. Quindi quasi 15 anni dopo Ossi di Seppia. Durante questi anni l'esperienza di Firenze lo aveva cambiato e infatti vedremo che questa raccolta poetica è diversa dalla precedente, segna un'evoluzione importante nella sua poetica. Intanto scoppia la Seconda Guerra Mondiale. Montale, dopo la caduta del fascismo, si iscrive al Partito d'Azione, partecipa al Comitato di Liberazione Nazionale della Toscana, eppure l'impegno politico, ma direi in generale l'entusiasmo politico successivo alla guerra, si esaurisce ben presto. Montale rimane deluso dall'evoluzione della politica italiana, che si divide in quei due grandi blocchi, che riproducono poi gli schieramenti della guerra fredda più in generale, Democrazia Cristiana da una parte, Partito Comunista dall'altra. Di questi anni, però, da segnalare è il suo lavoro nel mondo del giornalismo. Diventa redattore nel 1948 del Corriere della Sera, sul quale scrive principalmente di cultura. Montale, infatti, non va ricordato solo come un poeta, fu anche giornalista, traduttore, critico letterario. Ricordiamo che anni prima era stato lui a scrivere un omaggio a Italo Svevo, che aveva finalmente portato all'attenzione di tutti la figura di Svevo, che fino a quel momento in pochi avevano considerato. Per tornare alla poesia, invece, la terza raccolta poetica è del 56, pubblicata da Neri Pozza. Si chiama La bufera e altro. Quella successiva sarà Satura, del 1971, pubblicata da Mondadori. Altre pubblicazioni sono poi Diario del 71 e del 72 o Quaderno di 4 anni, per esempio. Il suo nome comunque ormai è riconosciuto in tutta Italia e anche fuori, e nel 1967 riceve un grande riconoscimento, viene nominato senatore a vita. Nel 75 poi vince addirittura il premio Nobel per la letteratura, pronunciando il famoso discorso È ancora possibile la poesia. Muore a Milano nel 1981. Ora parliamo delle opere, cerchiamo di capire perché sono così importanti e anche così belle, perché ricordiamo che stiamo sempre parlando di arte, quindi alla base di tutti i discorsi che facciamo c'è sempre la bellezza. Eppure il termine bellezza va contestualizzato se parliamo di Montale, va capito perché Montale non parla di cose propriamente belle, anzi. La sua prima raccolta si chiama Ossi di Seppia e già il titolo rimanda a un'immagine tutt'altro che bella. L'osso di seppia è la carcassa, il residuo calcareo dei molluschi depositato dal mare sulla riva, escluso quindi dalla natura e dalla vita stessa. È un'immagine arida,
è un oggetto consumato dalla vita, disseccato, e soprattutto è un oggetto essenziale. In effetti, questo osso vuole rappresentare la stessa poesia di Montale, che non attinge al sublime, al bello, cercando ornamenti e sontuosità. Mi viene in mente, al contrario, la poesia di D'Annunzio, per esempio, così sensuale, così musicale. Ecco, la poesia di Montale invece è spoglia, secca e allo stesso tempo essenziale, immediata, fatta di realtà e di materia. L'osso di seppia, infatti, è un oggetto rappresentato in tutta la sua materialità. E allora ecco che possiamo già capire che la poesia di Montale è una poesia degli oggetti, come è stata definita. Al centro di tutto ci sono gli oggetti della vita reale, delle cose. Sono cose spesso inaridite, povere, addirittura squallide, dimesse, che devono restituire il senso di aridità dell'esistenza. Tendono all'impoetico, cioè sono il contrario di quello che noi ci aspetteremmo dal linguaggio poetico, dalla poesia stessa. Sono, ad esempio, il rivo strozzato di un fiume, l'incartocciarsi della foglia, un cavallo stramazzato, per citarlo. Oggetti, insomma, che Montale incontra lungo il cammino della vita, e questi oggetti comunicano il senso del male dell'esistenza. Non a caso, in una sua poesia dice: "Spesso il male di vivere ho incontrato", perché lo incontra davvero negli oggetti che descrive. È una presenza vera e propria, non è un'idea, un concetto. Possiamo parlare in questi casi di correlativo oggettivo, ricollegandoci alla poetica di un altro grande poeta, però inglese, Eliot, che tra l'altro Montale conosceva. E gli oggetti reali in questi casi equivalgono a concetti astratti o a una condizione interiore del soggetto, del poeta stesso. Il poeta racconta, quasi come se stesse scrivendo in prosa, il dolore della vita umana attraverso gli oggetti che vede. Il poeta, quindi, con Montale rinuncia quindi ad avere quel ruolo che aveva, ad esempio, per Ungaretti, che lo considerava una sorta di sacerdote che faceva riemergere, significati profondi dietro le parole. "Non chiederci la parola", dice invece Montale. I poeti non hanno la capacità di svelare il senso della vita attraverso le parole, non hanno la formula magica. C'è un grande pessimismo, quindi, nella poesia di Montale, che affonda le radici sicuramente in Leopardi, un poeta che apprezzava molto. In entrambi c'è la consapevolezza di dover accettare la sofferenza umana di tutto il cosmo, in modo stoico e eroico. E vedete che facciamo tanti collegamenti. In effetti Montale va studiato così, in relazione e in contrasto con tanti altri poeti, della nostra letteratura, perché nei suoi versi riporta esperienze anche tanto lontane tra loro, ma le fonde poi in modo originale. Nei suoi versi ritroviamo Leopardi, ma anche D'Annunzio. Troviamo i simbolisti francesi, ma anche Dante, con il quale tra l'altro spesso dalla critica è stato confrontato proprio per questa capacità di immergersi nel reale con un atteggiamento narrativo e, se vogliamo scomodare termini di solito usati per Dante, plurilinguista. Tuttavia, se Dante trovava un modo per cogliere nella realtà i segni del divino, di Dio, per Montale la realtà resta inconoscibile, resta di fondo un mistero che nessuno, nemmeno il poeta, può svelare. Il secondo Montale, come è stato definito, quello della raccolta alle occasioni, continua a lavorare sulla poetica degli oggetti e sul correlativo oggettivo. E anzi, questo viene portato alle estreme conseguenze. Le occasioni è una raccolta più difficile. A volte il linguaggio si fa oscuro, proprio difficile da decifrare. Perché? Perché rispetto a Ossi di seppia innalza lo stile, il registro linguistico. E questo perché le occasioni sono del periodo in cui a Firenze Montale è entrato in contatto col gruppo di intellettuali, che ruotano attorno alla rivista Solaria. E si convince quindi, come loro, che forse nella cultura umanistica, nella poesia, nella letteratura ci sia l'ultimo baluardo, l'ultima forma di resistenza alla barbarie dei suoi tempi. E questa concezione un po' elitaria, un po' aristocratica della cultura lo porta quindi a complicare necessariamente il linguaggio. Attenzione però che quando parlo di linguaggio complesso, oscuro, non dobbiamo confondere la sua esperienza con quella dell'ermetismo. È vero che nel frattempo l'ermetismo si era diffuso proprio a Firenze, si era sviluppato proprio lì negli stessi anni, ma Montale più volte dichiarerà di essere distante da quelle tendenze. Nelle occasioni poi compare una figura molto importante, una sorta di moderna donna angelo, una nuova Beatrice dantesca in qualche modo. Ecco, piccola parentesi, nella vita le donne di Montale furono tante. Ricordiamo velocemente le figure di Arletta, cioè Anna degli Uberti, che frequentò da giovane, o Paola Nicoli, o ancora Irma Brandeis, che lui chiamava Clizia.
alla quale dedicò proprio le occasioni e con la quale ebbe anche una storia che ebbe proprio mentre invece era sposato con Drusilla Tanzi, la famosissima moglie di Montale, la famosissima Mosca, come la chiamava nelle sue poesie, per via degli occhiali spessi che portava, ne riparleremo. Più avanti ci sarà anche Volpe, cioè la giovane poetessa Maria Luisa Spaziani. Insomma, le donne furono tante e soprattutto dalle occasioni in poi comincia a presentarle nelle poesie, a volte come donne salvifiche, che riescono a indicare una via di salvezza al poeta, ad essere quasi delle chiaroveggenti, come Clizia. Altre volte vengono presentate come antimodelli, la stessa Mosca, la moglie, è un'antibeatrice spesso, tutta immersa com'è in una realtà esclusivamente quotidiana, fatta di piccole cose. Andando avanti con le pubblicazioni, dopo La bufera e altro c'è un grande silenzio, che verrà interrotto soltanto nel 1971 con la pubblicazione di Satura. Questa raccolta contiene due sezioni molto famose, Xenia 1 e Xenia 2, componimenti dedicati proprio alla moglie Mosca, che nel frattempo, nel 1963, era morta. E qui c'è la famosissima e struggente poesia Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale, forse la più famosa di Montale, in cui parla proprio del dolore per la mancanza della moglie. Satura in generale è una raccolta in cui Montale accentua il suo pessimismo e lo estende alla società dei consumi. Insomma, erano cambiati i tempi, gli anni 60-70 lo avevano portato a riflettere sul fatto che la rincorsa al benessere aveva poi prodotto massificazione, omologazione, ed è dura la condanna di Montale nei confronti di questa nuova società, del trionfo della spazzatura, come la definisce lui, perché porta a una perdita definitiva dell'identità personale per appartenere a una massa informe in cui ognuno è uguale all'altro. Insomma, Montale non è stato solo un grande poeta, ma anche un intellettuale che ha detto la sua su tutti gli aspetti della realtà, da quelli sociali a quelli più intimi. Forse non è un poeta molto semplice da capire, eppure il paradosso grande di Montale è che poi le sue poesie sono estremamente comprensibili. Questo forse perché riesce a toccare delle tematiche esistenziali che riguardano tutti noi. Chiaramente questo era un riassunto molto rapido dell'autore, non pretende di essere esaustivo, voleva soltanto inquadrarlo, anche perché Montale è un poeta molto studiato e quindi tante altre cose andrebbero dette. Tuttavia ricordiamoci sempre che, al di là delle letture critiche e dei manuali, per apprezzare davvero questi autori dovremmo forse chiacchierare un po' meno e dedicarci un po' di più a quello che hanno scritto, ai loro testi, alle loro poesie. Basta leggere per esempio qualche poesia da Ossi di Seppia per renderci poi conto alla fine della grandezza di questo scrittore.